Vi starete certamente chiedendo cosa ci faccio io con un pezzo di legno con un palo in mano in realtà dire palo forse è un po eh, come dire dissacrante eh, anche perché questo non è un palo è uno strumento musicale si chiama digeridoo è uno strumento aborigeno viene dal nord eh, australia eh, noi però in questo momento con l'Australia non c'entriamo niente. Siamo a Gerenzano, in provincia di Varese. E questo strumento, questo pezzo di legno è uno strumento che suona questo ragazzo che ho qui di fianco a me, che si chiama Achille Zoni. Ci fai sentire innanzitutto come suona? ci spieghi un po' questo strumento come è fatto, come funziona sì Dunque, eh, allora prima di tutto lo strumento di per sé è un, uno strumento aerofono quindi eh, è, produce un suono tramite la vibrazione dell'aria e sostanzialmente è un tubo di legno, eh, di legno perché il materiale tradizionale con cui è sempre stato costruito eh, è, è il legno per forza di cose, perché gli aborigeni mh, trovavano in natura eh, soltanto il legno a disposizione. Noi eh, occidentali, nel momento in cui eh, si è iniziato ad assimilarlo, abbiamo... abbiamo utilizzato quelle tecniche che usavamo su altri strumenti musicali del nostro, del nostro passato, quindi ce ne sono anche in, in metallo, in, in ottone, oppure molto spesso in plastica o in vetroresina. Eh, detto questo, bisogna anche considerare che, dato che ogni tubo suona, se è suonato in un certo modo, eh, qualsiasi materiale, va bene, anche un tubo di gomma suona. Ma questo... Praticamente mi spiegavi è un pezzo di faggio di che ti frassino, che, che tu hai scavato. Sì. sì, allora, ecco, questo è subito necessario fare un distinguo immediatamente, perché eh, se si parla di, di geridù tradizionali australiani, degli costruiti da aborigeni, si parla anche di una tecnica costruttiva completamente diversa da quella che ho usato io, nel senso che gli aborigeni eh, non costruiscono lo strumento e in un certo senso lo raccolgono, dato che prendono eh, tronchi di eucalipto già scavati da termiti, che ne mangiano la, la parte tenera interna e li lasciano quindi cavi. L'aborigeno eh, taglia questo tronco, lo pulisce, lo, lo raffina, lo decora con delle decorazioni oltretutto stupende e poi lo usa come strumento musicale. Io e tutti quelli che ne costruiscono, mh, che non hanno ovviamente colonie di termiti a disposizione, eh, si usa un, una tecnica molto semplice, si prende il, il tronco, il legno, lo si taglia in senso longitudinale e poi a forza di, di scalpello e di sgorbia lo si, svuota, eh, lo si svuota manualmente fino a fare un tubo e poi lo si rincolla sostanzialmente. Eh, di per sé le operazioni sono semplici, bisogna farle con una certa attenzione perché è molto... Stare attenti ai dettagli, ecco. e mi spiegavi anche che è difficile da, da suonare perché per mantenere, se ho capito bene, questo suono continuo devi imparare una tecnica di respirazione particolare. Esatto, è una, tecne, una tecnica di respirazione che non è assolutamente propria solo di questo strumento, si chiama respirazione circolare. Eh, se si vuole andare a vedere strumenti a noi più vicini, si, in, si pensa alla Unedas in Sardegna, eh, che sono anche questi degli strumenti a fiato, diversi ovviamente dal Digeridu, che però utilizzano la respirazione circolare, che come tecnica di respirazione consiste nel... Eh, utilizzare mh, la, mh, la camera costituita dalle, dalle guance, eh, quindi da tutta la cavità orale, eh, come riserva d'aria alternativa a quella dei polmoni. In che senso? Nel momento in cui io eh, sto eh, espirando all'interno dello strumento, eh, mi trovo a un certo punto ad avere una mh, necessità di prendere nuovo fiato. In questo momento io gonfio le guance in questo modo. E mentre eh, spruzzo fuori, nel vero senso della parola, l'aria dalle guance... Eh, perché mentre... la suoni come la tromba, vero? Sì, perché mh, la vibrazione, si usa una vibrazione delle labbra eh, esattamente come per quella della tromba, solo ad una frequenza più bassa. Eh, mentre io spruzzo fuori l'aria da, da, dalle guance e ne inspiro dal naso in, in un tempo che va da, da mezzo secondo a un secondo e mezzo, a seconda di, di quanta quant aria voglio, voglio prendere, incamerare. Questo mi permette di avere un suono che non si interrompe mai eh, pur continuando a prendere fiato, quindi senza mai avere necessità di interrompermi. Ehm... Ovviamente anche qui ci sono delle differenze per quanto riguarda lo stile eh, che usano gli aborigeni eh, da, da secoli, anzi da millenni nel suonare il Digeridoo e quindi anche la tecnica che loro usano nella respirazione è la nostra. Ovviamente si basa sullo stesso concetto, però eh, ci sono dei distinguo da fare eh, anche su questo. insomma. È sempre molto importante, credo, eh, operare del delle distinzioni fra le due culture, fra la nostra che si sta approcciando soltanto negli ultimi vent'anni al digeridoo e la loro che invece è antica di millenni. E tu come l'hai scoperto? Io l'ho scoperto per caso, Mh, ero la prima volta che ho visto un digeridoo ero a Praga, eh, sul Ponte Carlo ho trovato questo ragazzo che stava suonando questo strumento stranissimo che non avevo mai visto prima e sono rimasto molto colpito da questo fatto che non prendeva fiato dalla respirazione circolare e poi pian piano mi sono documentato per i fatti miei e a un certo punto ho iniziato a, a pensare che forse potevo iniziare a suonarlo. E da quanto lo suoni? Eh, da un anno e mezzo attualmente. So che tu suoni anche la batteria, eh, ma... Nel, 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 in un gruppo di, di, di ragazzi in un gruppo musicale ma eh, lo, lo suoni solo tu per diretto tuo o lo, o lo hai introdotto anche come strumento del gruppo, della band? Allora, eh, è un argomento molto interessante perché eh, chiama in causa anche altre, altre cose eh, io ho iniziato io suono la batteria da dieci anni quindi mi sono approcciato al digeridoo con l'idea di accostarlo a quello che già facevo poi ho notato che eh, come strumento è molto ricco di possibilità e quindi ho iniziato a vederlo in un modo più isolato dalla batteria. Eh, lo suono anche in contesti eh, come quelli in cui inserivo la batteria precedentemente, però ho, ho anche trovato che è molto molto interessante creare dei contesti appositi. Oltretutto il DJ 2, essendo uno strumento fondamentalmente ritmico e non melodico, eh, perché fa una sola nota, fa mh, la nota base e basta, uh, è molto difficile da inserire in contesti armonici come quelli di mh, insiemi di complessi musicali a cui noi siamo abituati ad ascolto. Uh, è molto più semplice da inserire piuttosto con percussioni. Oppure nel momento in cui, non è vietato ovviamente, non è impossibile, nel momento in cui si utilizzano eh, strumenti armonici come classici, chitarra, pianoforte, eccetera, eh, bisogna assolutamente che questi strumenti stiano molto molto attenti a quello che sta facendo il Digeridoo. Cioè il Digeridoo secondo me deve diventare in questi casi un fulcro all'interno della formazione, perché se no è una stonatura, se no non, non può esserci... Eh, Coesione né avvicinamento fra le due parti, perché si tratta proprio di due tipi eh, di eh, creazioni musicali differenti, ecco. Posso supporre che nel nostro paese siete in pochi eh, a, usare, a suonare questo tipo di strumento? Sì, io non so quantificare, perché molti, eh, molti di quelli che lo suonano, penso, magari, anche come ho iniziato io, lo fanno. Più che altro per una passione propria, anche am amatorialmente. Eh, in realtà non siamo così pochi. Nel, eh, appunto, io ho detto che è un interesse che si è sviluppato negli ultimi vent'anni e adesso ci sono eh, comunque eh, diversi raduni in Italia e anche all'estero in generale, eh, dedicati al digerido. Raduni più o meno mh, informali, a seconda di, eh, della, eh, delle necessità di chi, di chi lo vuole organizzare, appunto. Io trovo per gusto mio sempre che sia molto più bello eh, un, un raduno di tipo informale con poche persone e che si scambiano conoscenze e pareri, piuttosto che un, 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 grande, una grande, un grande ritrovamento di, di musicisti. Questo lo penso perché eh, il, il rapporto che io ho con questo strumento è molto, molto intimo, quindi questo è un parere mio. In generale il, il numero dei musicisti comunque lo vedo crescere sempre di più. <coughs> Secondo me... Eh, di musicisti all'attivo eh, che io conosco o che, di cui ho potuto ascoltare eh, in Italia sì, sì, io parlerei nell'ordine delle centinaia, ancora ovviamente. Però di, di persone che, a cui che sono interessate, che provano a suonarlo, crescono vedo che crescono continuamente e comunque quando lo suoni in giro noti che c'è un certo interesse se non altro che per curiosità perché? Assolutamente, esattamente, penso esattamente come io sono stato interessato appena l'ho visto da queste, dalle caratteristiche che aveva di totale stranità da quello che ho sempre sentito eh, negli strumenti musicali, eh, penso così le stesse, le, le stesse altre persone che si approcciano in quel modo a uno strumento che non hanno mai visto troveranno lo, la stessa curiosità, quindi è un po' una reazione a catena in questo senso, eh, poi bisogna ah. sempre considerare che c'è chi trova questo suono orribile, eh, questa è una questione di gusti sostanzialmente. Trovi una certa affinità con il corno svizzero? Mm, sinceramente no, eh, nel senso che eh, sì, come struttura, come mm, impostazione dello strumento c'è un'affinità, eh, va detto poi che per corno svizzero il eh, corno svizzero non identifica di per sé. Uno strumento in particolare è un po' un'idea eh, generale di corno lungo, dal suono molto profondo e penetrante. Eh, in realtà comunque il suono del corno svizzero è molto più acido, più acuto anche rispetto a quello del Digeridoo ed è molto più limitato per quanto riguarda le possibilità ritmiche e le possibilità eh, di inserimento in altri contesti che non siano quello solistico eh, rispetto al Digeridoo. Eh, si suona nello stesso modo, nel senso che si produce sempre una vibrazione, ma per esempio nel corno svizzero non si usa la respirazione circolare, eh, perché non ce n'è ne necessità, sostanzialmente. Perché il patrimonio eh, eh, musicale e il repertorio mh, del corno svizzero non è come quello del digeridoo e non c'è bisogno di respirazione circolare. Bene, allora, eh, intanto che Achille ci fa sentire un ultimo pezzettino, un'ultima performance... Noi vi salutiamo, vi stupiremo ancora con altri servizi come questi, continuate a seguirci.